Gianni Wolso, una lettera aperta inviata al sindaco di Ischia e al presidente del consiglio comunale Gianluca Trani. Di cosa si tratta? Beh, è stata già pubblicata un po' dalla stampa locale, quindi però è giusto amplificarla perché è bene che anche i vostri telespettatori sappiano che Ischia, almeno il comune di Ischia, versa veramente in condizioni penose. Perché? Per il fallimento, io direi, sia dell'azienda di Ischia Ambiente e sia per il fallimento di questa giunta, che per quanto nuova, però mi sembra già vecchia ormai nella sua cultura, nella sua formazione, nella mancanza di progettazione più che altro. Almeno noi non sappiamo ancora nulla, forse il sindaco, lo stesso presidente del consiglio comunale potrà dire che è troppo presto per giudicare perché sono ancora in ferie e quindi non è ancora tempo di fare progettazione, ma la realtà è quella che abbiamo sotto gli occhi per quanto riguarda la pulizia, per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda appunto, il traffico, per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi iniziativa reale. Loro hanno pubblicizzato la campagna elettorale con uno slogan particolare, di più, ma se è mancato addirittura l'ordinario, figuriamoci questo di più che significa. Per quanto riguarda il fallimento di Ischia Ambiente, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, marciapiedi, strade, piene di erbacce, piene di fogliame, non c'è non si parla di diserbo. Se si protesta per la mancanza di operai, di lavoratori, si dice che non è possibile assumerne altri. Io direi che probabilmente se si intervenisse un po' per distribuire il lavoro, perché ci sono probabilmente, da quello che si mormora, sono probabilmente lavoratori sponsorizzati da alcuni politici e altri non sponsorizzati, per cui veramente c'è un piccolo gruppetto di lavoratori sui quali ricade il grosso del lavoro da svolgere. E anzi, sarebbe bello che questi lavoratori venissero premiati con un encomio, perché soltanto a loro dobbiamo Ischia più o meno pulita. Poi non c'è la volontà di intervenire, di sanzionare chi deposita in modo selvaggio i sacchetti dei rifiuti. Abbiamo chiesto 1.000 volte le telecamere. Non è possibile averle, probabilmente perché di tanto in tanto si interviene, ma non c'è la possibilità di multare chi commette questa infrazione. Perché? Perché probabilmente fra questi sanzionabili c'è pure qualcuno che procura molti voti. E allora non so se ancora una volta la politica o la mala politica interviene nella gestione del paese. Fatto sta che il paese versa in queste condizioni.